Ecco qua. Buongiorno Moreno, ti faccio vedere quello che ho fatto su questa box. Allora, box meccanica, la Crea di Arctic Dolphin, tasto di attivazione che è collocato in questa posizione, va a battere qui, tasto che si attiva attraverso due magneti che hanno perso la loro attrazione nel corso del tempo. Quindi io ho seguito il tuo consiglio. Ho smontato il tasto di attivazione, questa è la sua sede, come vedi, e ho provveduto a mettere sopra un magnete, al posto del magnete, una molla, normalissima molla, che ho per isolarla cautelativamente coperto di questa sostanza che viene data normalmente nelle carrozzerie perché è un isolante, e in questo modo vado poi a sostituire la molla data dai due magneti con una vera e propria molla che adesso provvederò a incastrare avvitandola correttamente. La prova poi la farò su uno speed rigenerato in meccanica, con la necessità ovviamente di fare un dry burn della coil per pulire le spire e ovviamente ricotonarlo. La resistenza è una 0,7 data da un filo di Cantala 1 28 gauge twistato, quindi risultato 0,7 che va bene sul meccanico. Solo per farti vedere come ho intenzione di procedere, se sto facendo qualche castroneria, ecco. Sono graditi consigli in corso d'opera. Questo è il primo video, dopo ti mando l'altro, ok? Solo, ripeto, a titolo di essere correttamente guidato. Grazie ancora per la tua gentilezza, Daniele. Ecco qua, Moreno, la seconda parte. Allora, rigenerato, montato il tasto, bloccato con il dado, messo una VTC 5A della Sony, appena carica. E direi che appunto ci sia la corretta attivazione. Come vedi, rilascia il tasto, va in battuta il tasto, schiudendo il circuito. Direi che ci siamo pronti per rimettere in sesto e in strada questa primissima mia box entry level full meccanica, che era la Crea e che presentava il problema di cui ti dicevo. Grazie mille per l'interessamento e con questo appunto un augurio di una buona mattinata e di una buona giornata. Grazie ancora, a presto Daniele.